circondati dalla bellezza della villa romana di Terme Vigliatori, suggestioni, sentimenti umani messi a nudo dal nostro attore qui, Elio Crifò, che ha tirato fuori il meglio delle memorie di Adriano e delle parole scritte di suo pugno di Marco Aurelio, gli imperatori che hanno reso grande, ancora più grande, l'impero romano. Elio, che cosa ti suggerisce il fatto di avere interpretato queste parole così importanti in un luogo del genere, nella bellezza straordinaria della nostra terra? Innanzitutto abbiamo fatto risuonare l'antico latino in questi luoghi che hanno conosciuto il latino, e quindi è stato bellissimo, no? Ma poi abbiamo affrontato questi due imperatori perché la grandezza di una nazione non deriva dai soldi, quella è solamente la potenza, ma la grandezza la può rendere solo ciò che crea con la cultura, con l'arte, con la letteratura. Infatti tutti gli altri popoli sono, diciamo, spariscono, infatti questa società sparirà, noi non saremo nulla per il futuro, perché è un mercato, quindi il mercato esiste solo nel presente, non ha un futuro. E quindi noi siamo generazioni destinate a non essere nel futuro, mentre Roma è eterna e resterà eterna, perché ha fondato se stessa non solo sulle armi, non solo sui beni, ma cercando di acquisire tutto ciò che di meglio avevano gli altri popoli. Infatti Roma è diventata, grazie ai Romani e poi come continuazione con l'impero pontificio, questo ponte tra Oriente e Occidente. E oggi i papi sono pontifici massimi, come lo erano gli imperatori romani. Quindi questa continuazione dell'impero è iniziata nel 753 a.C. Roma, e ancora in qualche modo è viva. È viva. E tu la fai rivivere spesso attraverso le tue rievocazioni. Che cosa ti provoca, appunto, interpretare questi grandi personaggi? Cioè, che cosa c'è di loro in te? Allora, io ho questo piacere proprio fisico e spirituale nello stesso tempo, perché entrare nella grandezza di un Marco Aurelio, di un Adriano, di un Cesare, ti fa vedere il tuo Presidente della Repubblica, il tuo Presidente del Consiglio, il tuo Presidente della Regione con un occhio di una infinita piccolezza. E quindi risentire addosso, attraverso il rito del terreno, la grandezza del potere, la grandezza di questi personaggi, come dire, ti assolve dalla tristezza di un passato insignificante, cioè di un presente. Politico insignificante, se non mi fermo qui.